La Finlandia è natura ed è uno stile di vita. Capire che la neve è sempre bianca, le foreste sono tutte uguali, trovare fascino in questo non è per tutti. In generale mi piacciono le sfide, quindi quando ho capito che era una sfida e un suo desiderio, ho detto perché non provare. Aiuta! Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che mi sono fatto un po' attendere, ma c'erano delle scadenze, diciamo, dovute al fatto che, come sapete, collaboro con Xiaomi e ho partecipato in parte alla campagna di lancio di questo Xiaomi 14 Ultra. Voglio farmi una chiacchierata con voi perché il contesto in cui l'ho utilizzato io è abbastanza particolare e vorrei partire, anzi, proprio dal quesito base che secondo me accompagnerà un po' tutto il video. Ovvero, io ad esempio vi porto un aneddoto per arrivare a questo quesito. Quando andai in Palestina l'anno scorso, la prendo la Palestina perché è un po' quella meta dove sai che magari è difficile ritornarci una seconda volta. All'epoca possedevo una Fuji X Pro 2. Scelsi, fu proprio una scelta per quel viaggio, di portarmi lo smartphone, e parliamo dello Xiaomi 13 Ultra all'epoca, su un viaggio che rappresentava per me una tappa importante del mio percorso, perché sì, era un viaggio di piacere, ma sapevo di voler arricchire il mio portfolio e la mia esperienza personale come fotografo attraverso quel viaggio. Ho scelto di affidarmi al 13 Ultra perché mi dava garanzie sotto diversi punti di vista, mi dava un impulso creativo anche differente, perché è un mezzo che può essere particolarmente intimo, creare della relazione giocosa è più facile con le persone che vogliamo fotografare, e tutta una serie di motivi legati anche alla qualità. E vi dico, se non avessi avuto il 13 Ultra, se non fosse esistita una soluzione come il 13 Ultra all'epoca, probabilmente mi sarei portato la macchina fotografica, perché non esiste un altro smartphone ad oggi che mi regala questa sensazione, questo feeling, questa tranquillità e questa voglia anche di scattare proprio con lui. La domanda che pongo alla base di questo video è: per una medesima situazione, ma legata alla realizzazione di un video, avrei fatto la stessa scelta? Farei la stessa scelta? Scopriamolo, facciamoci questa chiacchierata e vediamo come si è comportato lui durante la realizzazione di un documentario molto particolare, e vediamo anche un po' di caratteristiche tecniche. Di base vi dico subito, parleremo di modalità Pro. Xiaomi ha introdotto diverse modalità quest'anno. C'è la modalità film, dove abbiamo il bokeh finto, un po' come viene nella modalità cinema di iPhone. C'è una modalità regia, dove è possibile lavorare con dei monitor, ad esempio posso collegare l'immagine al tablet e remotare anche i controlli e quant'altro. Tutto molto interessante, ma incompleto sotto diversi punti di vista, quindi, come ovvio che fosse, abbiamo girato tutto in modalità Pro ed è ciò che andiamo a vedere oggi. Partiamo da tutti i pro della modalità Pro. Abbiamo, a livello di risoluzione, la possibilità di arrivare agli 8K, che ovviamente non ho sfruttato per questioni poi di altri limiti che subentrano e anche di inutilità, in realtà, su un sensore così piccolino. Il film è stato girato tutto in 4K, 24 fps, opzione disponibile e che io personalmente adoro. Ma vi sottolineo subito, a livello di muscoli, ecco, lui riesce ad arrivare sul sensore principale a 4K 120 fps lavorando in modalità Pro, e devo dire che lavorano molto molto bene. La vera qualità, però, se rimaniamo sulla bellezza dell'immagine, arriva, secondo me, sono gli stessi motivi per cui lo elogio a livello fotografico, dalla qualità dei vetri di queste lenti, piacevolezza del bokeh, risolvenza anche su dei campi lunghi molto notevole, piacevolezza nei ritratti, morbidezza, pochissimi artefatti, quasi il nulla, un bel lavoro sui microcontrasti. Insomma, queste lenti Leica
fanno la differenza, è una cosa che si sente, il tutto unito poi a una nuova funzione di Xiaomi, ovvero il profilo colore Master Cinema. Per andare al dunque con chi è del mestiere, sostanzialmente parliamo di una sorta di HLG, quello che troviamo ad esempio sulle Sony sotto forma di HLG. Quindi un profilo colore, e attenzione, non un filtro, non stiamo parlando di un filtro per i meno avvezzi, ma parliamo proprio di una rielaborazione dell'immagine partendo dal log, dall'immagine cruda, che va ad applicare una scienza colore veramente molto bella, molto interessante, specialmente sugli incarnati, sui rossi, e va a scaricare un po' in realtà le tinte rosse, che sono uno dei grossi mali, secondo me, delle riprese video su smartphone e in particolare di Xiaomi. È una cosa che io faccio sempre di base quando poi vado ad applicare le color sui video fatti da smartphone, le va a scaricare parecchio, a rielaborare la scienza colore, e il risultato che vi sto mostrando in questo momento è qualcosa di veramente già pronto. Deve piacere, ovviamente deve essere in linea con il racconto, e in questo caso lo era, perché è un racconto che assolutamente si presta ad una color che va in una direzione di naturalezza e non ad uno stile caricato particolare. E vi dico, ne esce un file bellissimo a cui io poi ho applicato una piccola color, una piccola effettistica con DaVinci e D-Answer, ma vi faccio vedere qui un po' di differenze. Diciamo che il file fuori dalla camera è già veramente molto molto piacevole, non ha nulla a che vedere con quello che normalmente si propone come profilo colore sugli smartphone, quantomeno sugli smartphone Xiaomi. È un file anche abbastanza lavorabile, parliamo di un H265 10 bit con campionamento 420. E per ricongiungermi a un altro grosso vantaggio e una novità che Xiaomi porta su questo modello, la lavorabilità è buona. Non ho girato il log, dopo vi spiego perché, nei contro, ma vi dico che la cosa stupefacente è proprio la gamma dinamica e il modo in cui lavora l'HDR modalità Pro su questo smartphone. Vi dico che in alcune situazioni la gamma dinamica mi ha lasciato esterrefatto. Sul sensore principale, ve lo assicuro, e spero che le immagini lo stiano dimostrando, a volte sembra davvero di lavorare con una cinepresa, tra tridimensionalità dell'immagine, piacevolezza del colore, lo sfocato che sui campi giusti è veramente tanto piacevole, e questo HDR, questa gamma dinamica che interviene in maniera incredibilmente naturale, creano una resa finale veramente tanto tanto bella, che su smartphone onestamente non ho mai visto così pronta, cotta e mangiata, uscire diciamo dalla camera. Quindi questo è stato un enorme vantaggio per tutto quello che comporta il workflow. Ovviamente tra i pro anche la presenza del diaframma variabile, con la possibilità di lavorare in maniera fluida su tutti gli stop, e questo nella lavorazione in fase di produzione è stato ovviamente utilissimo per riuscire a favorire alcune riprese senza l'utilizzo di filtro ND. Per anche a volte, visto che l'ho sfocato sul sensore principale, su alcuni scenari, campi medi, mezze figure, primi piani ovviamente, è ben presente, andare a giocare magari con uno sfocato un po' meno presente, una profondità di campo un po' più estesa, o laddove eravamo su dei campi lunghissimi, non far sforzare la lente a f1.9 ma posizionarla a f4, in modo che a livello di risolvenza ci fosse una lavorazione migliore. Insomma, il diaframma variabile porta tutta una serie di ovvi vantaggi, al di là di quella che è la gestione dell'esposizione in sé. Un'altra cosa che voglio segnalarvi come pro, ed non è da sottovalutare, è la presenza degli obiettivi macro. I teleobiettivi macro, una cosa su cui secondo me Xiaomi non spinge abbastanza, ragazzi, tirano fuori delle macro di una qualità veramente impressionante. Io l'ho sempre detto in tutti i miei video, sarò ripetitivo, le macro degli smartphone, quando sono come fanno ormai tutti sull'ultra wide, fanno abbastanza pena, perché l'ultra wide è di solito la lente un po', diciamo, la peggiore che è presente sugli smartphone. Sui teleobiettivi, che sono un punto di forza di questi Xiaomi, ormai dalla serie 13, dall'anno scorso, hanno sfornato dei teleobiettivi pazzeschi, la possibilità di averli anche macro, tutti e due tra l'altro, 75 e 120 mm, fa una bella differenza. Sapere di avere a disposizione questa possibilità a livello di linguaggio è una roba in più
non da poco, considerando appunto l'ingombro in sé del telefono, è un bel pro. Ovviamente tra i vantaggi c'è anche la grossa versatilità che lui offre con le quattro lenti differenti, con dei tagli molto azzeccati, il 13-23, il 75 e il 120 mm, ma ecco, partendo proprio da questa versatilità, arriviamo ai contro. Parto dall'ultima cosa di cui vi ho parlato, l'HDR e il Master Cinema. C'è un piccolo problema con l'HDR. Lui si attiva sostanzialmente solo se lasciamo uno dei due parametri tra ISO e otturatore in automatico, e non chiedetemi perché. Vi faccio vedere. Sostanzialmente nel momento in cui andiamo in full manuale si va a perdere di colpo questa apertura della gamma dinamica, questa lavorazione insomma che avviene via software, che lavora molto bene, ripeto, e si ottiene un file molto più contrastato che poi si potrà andare a lavorare in post-produzione. Bisogna andare a ricercare un po' l'equilibrio della camera, gli ISO nativi, che non ho capito purtroppo quali sono, ma Xiaomi di solito lavora molto bene sui 400 ISO sotto questo punto di vista, si ha un bel equilibrio tra rumore, gamma dinamica e contrasto intorno ai 400 ISO, ma a parte ciò c'è questo problema. E non solo, qualora decidessi di ad esempio lavorare con gli ISO, unica soluzione possibile perché di certo non si può toccare l'otturatore, in automatico, in modo da avere questo file già pronto con l'HDR, se vado poi a bloccare l'esposizione tenendo banalmente premuto sullo schermo e creando il lock di fuoco ed esposizione, il file è comunque inaffidabile, ovvero col cambiare dello scenario avremo delle compensazioni dell'esposizione sulle ombre e sulle alte luci differenti, insomma avendo poi un'immagine che a livello professionale non funziona appunto perché ha un su e giù di esposizione. Il secondo grande contro che ho riscontrato e che ho un po' storico in casa Xiaomi, non sono tanti, io vi direi che questi due sono i due principali, in realtà è il problema di continuità. Il problema principale qui non è tanto la continuità tra una lente e l'altra se lavorate in maniera normale, ma è proprio nel momento in cui volete un qualcosa in più. Moltissime funzioni software, quasi tutte, funzionano solo sul sensore principale. L'HDR funziona su tutte, funziona con i pro e i contro che vi ho detto, ad esempio però il Master Cinema, già che è la base di tutto, perché parliamo del profilo colore con cui scegliamo di immortalare le nostre immagini, funziona solo sul sensore principale. Ogni volta dobbiamo fare i conti con un cambio di profilo colore, non semplicissimo poi da allineare in post-produzione. Non solo, c'è lo stesso problema che abbiamo sul lato fotografico, ovvero che se io giro sulla camera principale in Master Cinema, faccio la mia ripresa, stoppo perché voglio stringere, vado su 75 mm, ok, non c'è il Master Cinema, faccio la mia ripresa. Quando ritorno sul sensore principale, il Master Cinema è disattivato nuovamente. Quindi ho tutta una serie di pensieri nel dover controllare sempre l'impostazione, che per quanto veloce è messa in prima funzione da riattivare, capite bene che in una ripresa, specialmente di un documentario dove non c'è lo stop, non c'è l'azione, non c'è la persona magari dedicata soltanto alla parte tecnica come può essere sul set di un corto, di un film, è veramente un pensiero in più che ti distoglie tanto la concentrazione da poi altri fattori, tra cui la regia in primis e proprio la gestione dell'inquadratura in seconda battuta. Oltretutto, una parentesi che voglio aprire io è che questo telefono Xiaomi da parecchi anni oramai in realtà può girare in modalità log. Anche qui c'è il problema che la modalità log funziona solo sul sensore principale, ma ok, quello l'abbiamo detto. Il quesito che mi pongo e pongo a Xiaomi è perché non puntano su questa modalità. È come se ci fosse, ma quasi ti sconsigliano di utilizzarla. È una modalità su cui, ecco, vedete, iPhone 15, Apple ci ha fatto la sua fortuna, la sua big news per i professionisti, e ha fatto bene a farlo perché è qualcosa di importantissimo. Ho sempre la sensazione che su Xiaomi sia un po' trascurata. Il profilo log è sempre il medesimo, tant'è che i miei preset, se vi interessa, le mie LUT funzionano benissimo anche sugli Xiaomi 14, le trovate sul mio sito se volete utilizzare modalità log, che ha un potenziale enorme.
potrebbe essere affinata, potrebbe essere riportata sui sensori secondari, invece è sempre un po' buttata lì in seconda funzione e neanche io sono troppo stimolato dall'utilizzarla, pur sapendo che in realtà quando la utilizzo riesco a spremere veramente a fondo il sensore e ottenere risultati migliori. Un ultimo piccolo appunto che voglio fare sui contro per chi appunto ricerca un approccio un po' più professionale con la ripresa video con lui, il cursore della messa a fuoco. È molto bello avere in mano uno smartphone in cui molto spesso si può giocare con il bokeh, ovviamente non è un bokeh sfocato esagerato, ma c'è, è presente, ormai il rapporto diaframma grandezza dei sensori consente certe cose e ora capisco di non avere la comodità di una ghiera per la messa a fuoco, giocare con delle cose manuali e quant'altro, ma la ghiera digitale, almeno qui, non può scomparire dopo 3 secondi che l'attivo. Cioè se sto facendo una ripresa un minimo dinamica, un avvicinamento, un passaggio da un volto alla mano, qualsiasi cosa, e apro la ghiera della messa a fuoco e vado a muoverla per regolare il fuoco, anche tenendo premuto, dopo 3 secondi sparisce e quindi mi ritrovo nel bel mezzo dell'inquadratura senza possibilità di cambiare il fuoco. È una stupidaggine che possono risolvere con un aggiornamento, però lo faranno perché vi assicuro che è fastidiosissimo e chi fa le riprese può capirmi. Ragazzi, due cose che mi sono reso conto di non avervi detto durante la registrazione del video. La prima, stabilizzazione pro e contro è incredibile, soprattutto nel momento in cui vuoi andare a simulare un'inquadratura fissa a mano, quindi un cavalletto funziona benissimo sulla principale e sui teleobiettivi. Sulla macchina a mano o su dei piccoli movimenti, specialmente sul teleobiettivo, è un po' scattosa, quindi c'è proprio quel classico effetto un po' troppo carico in cui si ha l'aggiustamento della lente e poi un po' di coda come stabilizzazione e non è proprio il massimo, non mi fa impazzire. Se fosse possibile disattivarla, in quei casi la disattiverei, perché sia per se voglio fare una macchina a mano sporca, dare un po' di respiro alla macchina, eccetera, è molto difficile farlo in maniera piacevole senza che questa stabilizzazione diventi super invasiva, sia per movimenti magari dolci, piccolissimi, piccole rotazioni così, alla minima incostanza si ha subito questo effetto trascinamento che non mi fa proprio impazzire. La seconda questione, ne hanno parlato in tanti, ovviamente è giusto dirlo, appannamento delle lenti. Abbiamo visto i video dello Xiaomi 14 e a me, ragazzi, in Finlandia, situazione estrema, da meno 34 gradi a meno 22, a me da meno 34 a 22 interni, si appannavano ovviamente i vetri esternamente, avevamo dei panni per ammortizzare un po' questo effetto, ma lì, ragazzi, succedeva perché era così estremo lo sbalzo che succedeva, ma internamente non mi si sono mai appannati e noi giravamo con 3 Xiaomi 14 Ultra e su tutti e 3 non è mai successo, quindi ovviamente la mia è una casistica, bisognerà sentire magari più pareri, ma a me non è mai successo. Arrivando alle conclusioni e alla domanda iniziale, mi affiderei a uno smartphone, in questo caso allo Xiaomi 14 Ultra, per affrontare, diciamo, un'avventura audiovisiva, ok? Una ripresa video in un contesto per me importante, che sia lavorativo o che sia lavorativo barra personale. Io credo che lui abbia dei picchi veramente pazzeschi, un potenziale incredibile. Sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo tirato fuori su questo documentario, dell'intimità che mi ha regalato con i personaggi che con la macchina da presa sarebbe stata più difficile, della facilità con cui mi ha permesso di magari trovare, comunque anche se il documentario era abbastanza lineare sotto questo punto di vista, ma dei punti macchina particolari. Ho adorato la novità del diaframma variabile con tutti gli stop a disposizione, è stato utilissimo e tutta una serie di cose che a livello, parliamo fotografico, ecco, quando vado a rivedere le immagini mi rendono super soddisfatto. Però so quanta fatica in più c'è stata per andare a capire, studiare e adattarsi rispetto a delle mancanze che non sono legate al fatto che lui è uno smartphone, ma sono legate al fatto che il software deve essere ottimizzato e pensato meglio per un approccio legato alla ripresa video professionale.
quei pochi difetti sono su cose estremamente importanti che influiscono tanto poi sul workflow proprio durante la ripresa e in realtà anche dopo in post-produzione. E che dire? Fatemi tutte le domande del caso, fatemi sapere che ve ne pare, andate a vedere il documentario ragazzi e vi ricordo che uscirà una versione breve sui canali Xiaomi, una versione di circa 10 minuti e se qualcuno ce la manda buona uscirà poi una versione integrale e stiamo cercando di far sì che vada su Prime Video e sarebbe una soddisfazione enorme far arrivare questo progetto, uno perché è qualcosa che ho coltivato e vissuto a livello personale da po' di tempo e due perché insomma io credo molto nel raccontare storie anche tramite lo smartphone e avere su Prime Video un prodotto girato interamente con smartphone da noi sarebbe una seconda soddisfazione molto molto grande. Detto ciò ci vediamo al prossimo video, grazie per essere stati con me, vi lascio sempre i miei link qui sotto in descrizione se volete conoscermi meglio, Instagram è dedicato un po' più al mio portfolio, ai miei lavori, anche qui su YouTube trovate delle playlist con qualcosina e direi che ci vediamo alla prossima.